E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a parlare dell'ultimo portale, ovvero l'ottavo, anche se noi pensavamo che comunque ci rimanessero 7 portali, invece no. In questa zona si è trovato un altro portale qui. Ve ne andrò a parlare, ma prima vi ricordo di lasciare like e iscrivervi. Vi ricordo anche se volete giocare insieme a me e altri voi iscritti, potete in descrizione c'è il link del gruppo Discord. Comunque, andiamo a parlare di questo nuovo portale, lo andremo a vedere anche in game. Quindi tolgo coppia, metto singolo. E praticamente in questi giorni avrete notato che comunque il Nexus e tutto si sta espandendo. Ma questo lo lasciamo per un altro video, anche se ancora non l'ho fatto, dato che non si capisce se effettivamente ci sia un evento finale o non. Quindi io nel frattempo non vi ho detto nulla proprio per questo motivo, perché non ero sicura nemmeno io. Quindi praticamente oggi andiamo a vedere questo nuovo portale, la sua immagine è praticamente una foresta in mezzo ai boschi e si può notare soprattutto del terriccio, praticamente. Stiamo parlando di Ant-Man, un personaggio della Marvel, quindi comunque Fortnite sta continuando a fare collaborazioni con Marvel. Comunque, quindi sappiamo già che lui già lo stavamo aspettando già dalla Season 4, solo che non era ancora arrivato e finalmente è arrivato. Quindi per chi di voi piacesse questo tipo di supereroe, lo potete avere su Fortnite perché è appena uscito. Probabilmente, dato che il portale sia uscito oggi, domani riceveremo, cioè, avremo la skin dello shop. Non lo so se l'avremo domani oppure dopodomani. Però comunque dovrebbe uscire a breve. Ok, aspettiamo che il boost della battaglia sia pronto. Ok. E vi faccio vedere un po' i suoni del portale. Sinceramente i suoni del portale li ho visti anch'io prima, mentre stavo aspettando che il portale uscisse. Mi avevano detto poi che era uscito, sono andata a controllare. E faceva veramente dei suoni strani. Devo essere sincera, cioè. Ora ve li faccio ascoltare. Comunque la questione punto zero è che il punto zero sembra che sta per esplodere, ve lo faccio vedere anche dall'alto, tanto dobbiamo passare. E fa queste onde strane, vedete? Cioè fa proprio delle onde strane. Praticamente prima all'inizio sul gruppo Discord ve l'ho detto, comunque per chi sta sul gruppo Discord, all'inizio andava di 8 minuti a fare uno scroscio, ora dai 4 minuti. Quindi c'è proprio questa destabilizzazione del Nexus. Preso tantissimo danno. Vediamo se riesco a farvi vedere il portale ancora più largo. Ok, sì. Vedete, cioè il portale è molto molto strano. Devo essere sincera. Per fortuna che questo player non mi ha rotto le scatole. Sì, facciamo amicizia. Comunque, sentite, c'è cioè, proprio questo portale. È molto strano. E praticamente si vede questa purezza. Ma mi metto l'immagine vicino, così in modo tale che chi non è riuscito a vedere lo riesca a vedere. Comunque praticamente che cosa succede? Succede che questo mi sta venendo vicino e ho paura che mi ammazzi come fanno tutti quanti i player. Comunque dicevo, cioè già lo sapevamo appunto che era possibile di Antiment. No, dai. No, non ci credo. No, dai. Mi ammazzare. Sono senza un'arma. Comunque ve l'ho fatto vedere. Ditemi voi le vostre impressioni, se vi piace
Questa skin, io sinceramente non sono un'appassionata di Antiment. Questo c'ha la mira più strabica di non so che cosa. Forse lo prenderò a fucilate. No, c'è una mitraglietta, raga. Mi posso difendere. Vabbè. Rip. Io ho fatto finire il gioco, cioè io ho fatto finire la partita. A sto poveraccio. Comunque vabbè, penso che era un bot che sparava un po' a caso. E niente. Nel frattempo vi parlerò quindi del portale. Vabbè, comunque del portale non c'è nient'altro da dire, vi ho fatto sentire i suoni. Vi ho fatto vedere l'immagine del portale e niente, già si sapeva che comunque fosse stato Antiment. Che è questo, per chi non lo sapesse, è appunto un eroe, cioè diciamo uno degli eroi della Marvel che praticamente utilizza una tuta per rimpicciolirsi o per diventare più grande. Praticamente questo eroe, diciamo così, praticamente utilizza gli insetti per volare, andare in giro. E infatti c'è proprio un concept di tutto, di come potrebbe essere lui e tutti i suoi cosmetici. Ve lo faccio vedere. Lo metto mentre sto camminando. E sinceramente ci sta. Anche se mi fa parecchio schifo vedere un insetto che vola, cioè come il deltaplano. Perché, cioè, proprio all'idea di a chi non piacciono gli insetti, praticamente questa skin è orrore. Infatti, per me è orrore questa skin. Perché, sinceramente, mi fanno altamente schifo gli insetti. Se concordate con me, mettete un emoji di un insetto sotto nei commenti. Stanno sparando? Ma io tanto me ne devo andare in safe. A proposito, chi aveva shoppato la skin, come vi ho detto nel gruppo Discord? Chi vi aveva detto nel gruppo Discord, stavo dicendo. Chi aveva shoppato il pass, la Crew TV, avrebbe ricevuto tutto gratis, tutta la skin, backpack e tutto quello che riforniva della crew. Infatti io ho ricevuto tutte le cose di Lamando. E però non ho ricevuto i V-Bucks. Invece chi aveva shoppato alla fine del mese riceveva pure i V-Bucks. Quindi GG a chi ha ottenuto i V-Bucks e GG a chi ha ottenuto anche la view di maggio. Andiamoci a prendere questo bel airdrop bugato. Bellino, bellino questo pompetta. Aspettate, raga, mi sto un po' a triggerare. No. Hanno deciso già di rompermi le scatole. Fatto una brutta fine? Sì. L'unica cosa è usare il pompa del drago, cioè il fucile pesante, soffio di drago in una partita come pompa normale non penso che sia una cosa molto positiva, infatti mi sa che mi prenderò proprio questo. E come secondo pompa mi prendo lui. Mi faccio lo shieldone, sperando che nessuno mi cecchina, perché giustamente io sono un genio e me ne vado a fare così. Però sì, me la metto così l'inventario. No. Mi dà fastidio, non so come metterlo. Vabbè, lo metterò così in modo tale che ho anche un'arma se qualcuno mi dovesse bersagliare mentre uso le. Va bene. Io perché vado sempre contro la safe? Non lo so. E niente, ragazzi. Questione invece punto zero.
La faccio in due cose in un video perché altrimenti vi sarei qui ad annoiare. Praticamente, che il punto zero, quindi vi stavo dicendo prima, si sta autodistruggendo. Cioè, allora, alcuni pensano che si distruggerà. E invece, secondo me, potrebbe. E niente. Non ce la facciamo proprio, eh? No, non ce la facciamo proprio. Comunque, stavo dicendo, quindi, alcuni dicono che effettivamente dovrebbe esplodere. No, non ce la facciamo a farla oggi. Non ce la facciamo a farla oggi. Comunque, stavo dicendo, alcuni dicono che esploderà, altri però dicono che non esploderà e non ci sarà nessun evento finale. Altri dicono che ci sarà un trailer e basta. Altri dicono che invece non ci sarà. Ci sarà un mini evento, quindi ora non sappiamo che cosa succederà fondamentalmente. Perché Fortnite questa volta non ci ha detto assolutamente niente, non era come la scorsa stagione che praticamente ci hanno spoilerato tutto, ci hanno detto che dovevamo caricare i bus, cioè guidare i bus, infatti era così. Poi ci hanno detto che Galactus si stava arrivando ed effettivamente si vedeva. Ma in questa stagione non si vede la via di quello che dovrà succedere alla fine. Quindi c'è un grosso punto interrogativo. Non sappiamo che cosa effettivamente succederà. Quindi io non vi ho fatto il video per questo motivo. Perché tanti youtuber stavano dicendo: eh sì, evento finale annullato. Di nuovo evento finale tornato. Quindi io, per evitare tutto questo caos, vi dico che non lo so. Vi dico che non si sa. Vi dico che non si sa e basta. E facciamo più bella figura, guarda, ragazzi. E niente. Questo sarà nascosto qua sotto. No, no, no. Mi ricarica il pompa gentilmente. Sì, bravissimo. Ok. Mi ricarico tutte le armi. Comunque, capito, ragazzi, perché comunque cioè se ne stavano a sentire tutti i colori, raga. Cioè, non si poteva vivere così. E quindi vi ho risparmiato questa, diciamo, punto interrogativo. Però ci tenevo a dirvi comunque le informazioni banali che si sapevano. Vedete, siamo ritornati di nuovo alla zona. Io non voglio morire in questo punto cruciale dove muoiono praticamente tutti. E niente, siamo arrivati in safe. Cioè, ve lo faccio vedere da qui praticamente. Si vede molto bene. Il punto zero, proprio dove sto puntando, sta facendo delle onde strane. Ok, ora vi spiegherò che cosa sta succedendo. E praticamente si sta appunto destabilizzando. Cioè, che vuol dire che tutti i portali che ha dovuto aprire, ok? Per tutti quei portali che ha dovuto aprire si sta, diciamo, rompendo, perché vedete, è tutto screpolato e sta dando effetti negativi sia lui stesso, cioè sta dando effetti negativi sia a noi e sia appunto all'ambiente circostante. Quindi che cosa succede? Che praticamente esplodendo creerebbe tipo una specie di boh, penso onda d'urto, non ne ho idea. Vedete, cioè è pieno pieno zeppo di portali, cioè sono 8 portali, non riesce a leggerlo in il punto zero, quindi di conseguenza stai emettendo queste onde. Infatti, se voi sentite, si sente palesemente questo suono di tipo di distruzione. E ogni 4 minuti, ora, invece prima era, vedete, cioè sta facendo tutte cose strane. Quando andrete a ballare in quel momento esatto in cui farà questa specie di mini esplosione, praticamente vedrete la vabbè, raga, cioè, ma è uno spammone questo. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo, infatti è morto.
Ve lo vengo a dire in lobby così ve lo spiego bene. Praticamente quando voi vedete, quindi per la prima volta, questa piccola esplosione del Nexus, allora vuol dire che praticamente se voi ballerete in quel momento, ok, le vostre emote saranno all'incontrario, cioè voi continuerete a ballare. Però sentirete la canzone del ballo al contrario. Quindi già da questo vi fa capire che il Nexus, cioè no, il punto zero non sta affatto bene. Cioè, quindi praticamente secondo me a fine stagione o avremo un trailer, e la butto qui, avremo il trailer o un mini evento, ma non si parla ancora di niente. E stranamente siamo arrivati al 5, che ancora non sappiamo niente, e il fine stagione arriverà il 16. Il 16 ci dovrebbe già essere la prima stagione. Stagione 5 fino al 16 marzo, quindi dal 17 dovrebbe cambiare, oppure già dal 16 sera, quindi a mezzanotte, sì. Però con questo video concludo qui il video. Fatemi sapere nei commenti le vostre teorie e io vi saluto. Ciao ragazzi, al prossimo video!